Dalla Grecia alla Spagna, dalla Tunisia alla Croazia, le fiamme stanno devastando intere regioni dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, con un drammatico bilancio di oltre 40 morti. Centinaia di vigili del fuoco ellenici, aiutati dalle squadre inviate dall'Unione Europea, sono impegnati a domare gli incendi sulle isole di Rodi, Corfù ed Eubea, oltre a un nuovo fronte divampato nella Grecia continentale. Evacuate più di 30.000 persone. Ed è una corsa contro il tempo, prima che i forti venti alimentino nuovamente i focolai, peggiorando la situazione già critica. Roghi anche nel sud della Francia, in Corsica, dove sono andati in fumo 200 ettari di terreno. Le fiamme hanno minacciato anche 3 villaggi. Il sindaco di Marsiglia ha lanciato ai cittadini un appello alla vigilanza. Nelle aree raggiunte dal fuoco sono intervenuti 90 pompieri, 3 elicotteri e un Canadair. In Croazia gli incendi hanno interessato la zona sud della città adriatica di Dubrovnik, dove il vento ha rallentato le operazioni di spegnimento. In Algeria si monitora costantemente la possibile ripresa dei focolai dopo gli incendi dei giorni scorsi nel nord del paese. Analoghe attività di controllo in Tunisia, dove sono stati distrutti 100 ettari di bosco.